Come ti chiami? Alessandro Luzzo. Quanti anni hai? 38. Quante volte sei stato a scalaplano? 3. Alessandro, sei un ricercatore. Oggi qua al meeting delle reti organizzato dal GAL SGT per questi territori andiamo di fatto a restituire al territorio stesso la produzione che è stata fatta in analisi. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori un territorio ricco di ricchezze, di tesori, di coriandoli da mettere insieme, di elementi che se uniti sono già gli ingredienti per costruire percorsi turistici, percorsi culturali, percorsi per sviluppare l'economia e restituire la ricchezza che questo territorio ha. Abbiamo visto imprese nei contenuti che abbiamo lavorato che effettivamente fanno produzioni magari di piccola scala ma di vario tipo. Abbiamo visto imprese che resistono nonostante tutto e quindi questi territori in effetti in rete ce la possono fare. Assolutamente sì, ce la possono fare perché adesso c'è la tecnologia, quindi l'uso consapevole e preciso della tecnologia aiuta questi territori a superare i punti di debolezza, le distanze, le difficoltà di accesso al mercato, rimarcando la tipicità, che è uno degli elementi, degli appeal più importanti che il mercato in generale richiede in questo momento. Cosa ti aspetti che succeda dopo il meeting delle reti? Come reagiranno le imprese? Cosa resterà al territorio? Mi auguro che alla fine del meeting si riuniscano attorno a un tavolo e inizino a decidere. Chiacchierando con gli imprenditori vengono fuori subito le esigenze, viene fuori la voglia di mettersi insieme e viene fuori anche la perplessità nel ragionare insieme. Però c'è voglia e c'è esigenza di trovare delle soluzioni. Per le imprese in rete, per i territori in rete c'è futuro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Un augurio per il meeting e per i territori in un tweet. Ciseusu. Grazie Alessandro, avanti tutta.